se un po' siamo abituati alle piene del Santerno, per ogni volta è sempre una preoccupazione, quindi state monitorando anche oggi questa piena che ha delle caratteristiche come sempre eccezionali, anche un po' preoccupanti. Sì, stiamo qui a controllare perché il ponte potrebbe avere dei problemi e cerchiamo di non far passare nessuno, perché anche dall'altra parte, se avete notato, c'è la strada allagata e la gente insomma non deve passare. Quando è che è scattato l'allarme? Già qualche giorno fa o proprio stamattina? Questa mattina sulle 10, diciamo. Quindi avete deciso di chiudere questo tratto di strada? Cioè, tutte le volte che c'è una piena noi chiudiamo, perché c'è questo problema che il fiume esce dall'altra parte e non è accessibile, diciamo. Infatti la pista ciclabile di là, abbiamo visto, è stata già inondata completamente. Sì, tutto quanto inondata, cioè pieno di fango. E bisogna aspettare che il fiume faccia il suo corso da solo. Bisogna aspettare, quando sarà tutto libero, apriremo, guarderemo se, guardiamo se è transitabile. Ci sarà da pulire perché c'era un campo arato anche, perciò sarà un disastro. Allora, tu sei la titolare della pasticceria che è proprio dall'altro lato del fiume, quindi adesso non puoi passare. Ora non posso passare, no, però passerò appena scende, perché devo andare a lavorare. Ma stamattina ti avevano già avvisato che c'era questa situazione? No. No, ma siamo abbastanza abituati, diciamo. Questa cosa qui ultimamente è capitata, io ho la pasticceria da un anno, sarà capitata 3-4 volte. Quindi diciamo che il Santerno ci ha abituato a queste situazioni, ci conviviamo un po' tutti. Ma sì, io non credo nemmeno che sia così grave come magari tante persone pensano, però è sicuramente spettacolare vedere così.